Maestro, informandomi nelle varie diverse pagine che raccontano la sua storia, ho scoperto che lei ha iniziato a studiare giurisprudenza in gioventù, poi ha mollato quegli studi per imparare la legge del gelato. Se c'è una legge, questo glielo chiedo. Sì, è vero, ero studente in giurisprudenza, mi ero appena diplomato e la cultura dell'epoca, siamo diciamo sul fine degli anni Ottanta, era quella del posto fisso e quindi come tutti inseguivo questo sogno. Però su un'intuizione che ebbe mio papà mi suggeriva di intraprendere un'attività professionale, insomma. Noi avevamo dei locali nel centro del paese, io sono di Cerda, originario, quindi mio papà mi invitò a intraprendere un'attività di pubblico esercizio, cosa che io insomma fui un po' titubante all'inizio, però la cosa mi stuzzicava, quindi ho cercato di fare l'uno e l'altro e strada facendo mi accorgo, insomma, ho questo incontro, diciamo, con il gelato. Qui con il gelato vengo folgorato sul mezzo del mio cammino e allora lì ho intuito che c'era qualcosa che potevo studiare ugualmente, ma un'altra materia, non quella della giurisprudenza, ma quella del gelato. E quindi è stato, diciamo, l'incontro col gelato per me è stato un amore a prima vista ed è stato un sogno quello di diventare gelatiere, così come quello che coltivavo il sogno di diventare avvocato, quindi ho avuto questa elasticità, diciamo, di adattarmi e sono contento oggi di aver scelto la strada giusta. Si può dire che difende il diritto del gelato ad essere buono e a essere naturale, ad avere tra l'altro un rapporto con la propria terra. Sì, è fondamentale. Quello che proprio tu scopri è il rapporto con il territorio, il rapporto che si stabilisce anche con il tuo interlocutore, no? Il territorio è qualcosa di straordinario. Il gelato è un veicolo importante per esaltare tutto ciò che la natura ci offre. È una ricchezza incredibile che io ho scoperto e che continuo a scoprire giorno dopo giorno. È una roba incredibile. E questo fa sì che permette anche di coniugare un rapporto anche educativo tra l'uomo e la natura, perché fondamentalmente questo mestiere di gelatiere ho imparato, mi ha insegnato che la natura, l'uomo è un completamento della natura, non siamo separati, siamo un completamento e quindi l'uomo ha il diritto, dovere di custodire la natura, non di calpestarla, come purtroppo oggigiorno, insomma. Le derive sono infinite, lo vediamo, cambiamenti climatici, tutte queste cose, insomma, che non fanno sì che andiamo sulla direzione giusta. Il mio lavoro mi permette, il mio fare il gelato ogni giorno mi permette di avere un costante rapporto con l'uomo e con la natura, con il contadino che lavora la terra con sacrifici, con stenti, e questa è la strada che secondo me va percorsa e soprattutto va comunicata alle nuove generazioni. Siamo arrivati al quarto, se non erro, massimo riconoscimento di Gambero Rosso, i tre coni per Cappadonia. Fuori da ogni modestia, maestro, come ce lo spiega? Perché siamo arrivati a questo livello così alto di riconoscimento? Non lo so. Intanto esprimo una viva gratitudine nei confronti di Gambero Rosso che si prodiga ogni anno a fare una ricerca su quelle che sono le migliori gelaterie d'Italia. La ringrazio anche per l'impegno che mette, perché il suo impegno dà stimoli, perché
diciamo, suscita interesse da parte del gelatiere affinché possa essere annoverato in una prestigiosissima guida che guida anche al consumatore finale. Di certo so che so del mio impegno quotidiano, so che della mia passione, so del mio amore con il quale ogni giorno vivo questa mia dimensione professionale, artigianale, a contatto con le materie prime, no? Alle modalità di produzione, attento a quello che è il concetto della filiera, dell'approvvigionamento, quindi delle materie prime, la trasformazione, e che ciò va diciamo, a completarsi con, diciamo, con il consumatore finale che va ad assaggiare, che va ad assaggiare, ma nello stesso tempo diventa il gelato, per me diventa un veicolo di emozione, no? Quindi quello che so sono queste cose, perché dopo il quarto anno consecutivo possibilmente diciamo, viene premiato uno sforzo, dei sacrifici, una modalità di interpretazione che si dà al prodotto gelato, ecco. Penso così. Provo a rispondere io, leggo qui per esempio niente fragola a dicembre, perché a dicembre le fragole non ci stanno. Questo sembra un dettaglio, ma in realtà non lo è. Sì, sì, io sono molto attento al concetto della stagionalità e la gelateria mi permette di veicolare questo aspetto della stagionalità, perché vuole essere anche una comunicazione all'utente finale di come dire, di dare i giusti valori, perché se la natura ci offre una determinata frutta in un periodo, siamo nel periodo di marzo, aprile, oggi la raccolta è concentrata sul mandarino, faccio l'esempio, sul mandarino tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food, per me è importante comunicare che in quel periodo ci dobbiamo nutrire del mandarino. Non ci possiamo nutrire dell'anguria a marzo. Quindi se la natura ci ha creato i sapori, i profumi, i colori in una determinata stagione, ma perché l'uomo deve sopraffare e deve andare oltre i confini, no? E dobbiamo stare dentro i confini. Un motivo ci sarà per cui la natura si esprime in questo modo. È un rapporto corporeo, ma è anche un rapporto spirituale che la persona assume con la natura. Quindi questo per me è un caposaldo. Il concetto della stagionalità, ogni frutta ha la sua stagione, è un fattore imprescindibile nel mio lavoro. Maestro, abbiamo parlato del gelato al mandarino tardivo di Ciaculli. Ce lo spieghi in parole povere? Sì, intanto appunto già la denominazione Ciaculli dice tutto, è del territorio di Palermo e quindi tutto ciò che è territorio per me è sacrosanto poterlo utilizzare. È un frutto che per le sue caratteristiche e grazie alle caratteristiche del terreno sprigiona un sapore particolare, profumato, arrotondato, e lascia delle emozioni davvero particolari, che io invito sempre ad assaggiare, perché il gusto non si può comunicare con le parole, si deve assaggiare. È un qualcosa che ti riempie l'animo di gioia, ti riempie quando dopo averlo diciamo lavorato, grazie anche al lavoro dei contadini, anche al lavoro di chi si prodiga ogni giorno a coltivare questo frutto, riusciamo ad avere
diciamo, una sintesi, poi diciamo, anche il lavoro materiale del contadino che si materializza, diciamo, attraverso il gelato, dà delle sensazioni davvero straordinarie.